Coordinare e rafforzare il sistema della formazione e dell'accesso al lavoro è l'obiettivo di due protocolli d'intesa che sono stati firmati dall'assessore regionale alla formazione e lavoro Cristina Grieco con il presidente di Union Camere Toscana Riccardo Breda e il direttore dell'ufficio scolastico regionale Domenico Petruzzo. Le camere di commercio possono fornire informazioni sui fabbisogni occupazionali e professionali delle imprese per allineare maggiormente i profili in uscita dalla scuola ai bisogni del mondo del lavoro, ma anche le imprese devono essere aggiornate sulle procedure di certificazione e validazione delle competenze. Noi stiamo mettendo in campo come Regione Toscana una procedura unica a livello regionale, in modo che ogni cittadino che ha il diritto possa vedere valorizzate le proprie competenze anche acquisite al di fuori della scuola, quindi in campo informale e non formale. Naturalmente poi questa certificazione o questa validazione devono essere riconosciuti dal mondo delle imprese, quindi la partnership con Union Camere diventa fondamentale. L'accordo con l'ufficio scolastico regionale costruisce tre percorsi, il primo per offrire la possibilità di svolgere la formazione all'interno degli istituti, il secondo per svolgerla presso una serie di soggetti accreditati, il terzo per completare l'uno o l'altro percorso con il diploma. Con questo protocollo andiamo a definire proprio gli interventi combinati sui percorsi che portano a qualifica. La qualifica adesso è regionale, quindi i percorsi a qualifica triennale e quadriennale possono essere fatti nelle scuole o fuori dalle scuole, quindi andiamo a definire gli elementi per questi percorsi.